La nostra associazione ormai è 4 anni che organizza un festival del cinema a Lucca. Voi vi chiederete che tipo di evento sia. Siamo dei ragazzi tutti sotto i 30 anni, la media è 25 anni. Siamo riusciti a creare delle sinergie, delle persone che mettono il proprio cuore e la propria anima su un progetto che cerca di dare uno sguardo su un cinema e su un'arte differenti. Domenico Noguez usa proprio il termine differente per degli sguardi che cercano la sperimentazione, che cercano la ricerca linguistica dei mezzi mediatici. Il nostro programma è talmente vario che rispecchia anche i gusti delle persone che ci lavorano, e quindi si passa dall'underground sperimentale fino anche al machinima, che è una nuova forma di cinema e videogame che sta nascendo ora attraverso appunto community web e queste cose. Il nostro scopo è quello di portare a Lucca ospiti internazionali, di portare le sue prospettive, mostre, di creare una rete di comunicazione, una rete di promozione per la città, per il cinema e per l'arte. Quello che consiglio che do io è semplicemente quello di informarsi, leggere il nostro sito, guardare gli autori, cercare su internet. Invito a partecipare all'evento Lucca Film Festival, che parte il 10 ottobre e che prosegue fino al 18 ottobre. C'è anche una bellissima mostra alla Fondazione Ragganti, sempre su un protagonista del festival, Jonas Mekas. Personaggio affascinante che ha attraversato 50 anni di cultura. Jonas viene a Lucca e noi lo omaggiamo con una retrospettiva filmica. La Ragganti approfondisce il suo percorso con delle installazioni e un percorso museale. Abbiamo anche un'altra mostra, l'ex manifattura Tabacchi, un luogo che per noi è importante far rivivere, farlo sentire vivo a tutti. E una mostra di Christian Lebrun, un artista sperimentale francese che siamo sicuri affascinerà molto i cittadini e chi verrà da fuori. Vi ringrazio, buona serata.